Pozzuoli. Mancare? Ore? Vai? Di Sant'Agata. Carla De Gregorio di Sant'Agata, una grande artista, è qui con noi. I suoi quadri sono molto eterei e molto delicati. Poi ci sta la Mancarella, verrà più tardi. Viene da Lecce. Leonilde Fappiano di Caserta. Le sue opere sono molto fantasiose, oniriche. È una pittura onirica. In effetti è quella che mi piace. Ecco, molte idee. L'artista viene da dove? Da Caserta. Però sono di San Lorenzello, provincia di Benevento. Ci sono le sue opere? Serena Gargiulia ceramista, è della zona e fa delle ceramiche molto molto belle e molto molto interessanti. L'ho conosciuto da poco, però sono orgogliosa di averla conosciuta e che fa parte del mio staff. Belle ceramiche sono particolari. Di chi è? Vai vicino e di chi è? Daniele Capuana viene da Sala Consilina, in questo momento è a Siena. Ci sta l'architetto amico, nonché pittore bravissimo, che è Caputo, ed è una gioia averlo, perché è un amico, non mi dice mai di no. Le sue opere, parla tu delle tue opere. La ricerca dell'equilibrio, praticamente, la ricerca dell'armonia che si è persa un pochettino, siamo fuorviati adesso da mille problematiche, e però in ognuno di noi c'è questa voglia di ritornare alle origini, alle cose buone di una volta, alle cose positive, e quindi e questa invece è una traduzione di praticamente di emozioni, una stratificazione di emozioni, in ognuno di noi giorno a momento quotidianamente abbiamo tante di quelle emozioni indotte, e quindi dove però ci sono questi colori passionali che particolarmente mi poi piacciono, che poi finiscono in me. Sì, l'evoluzione di questa cosa. Presentato queste sue opere nella sua prima mostra e gli dobbiamo fare lui una... è un architetto anche sì, tre sì. Architetti abbiamo tre non uno, quindi queste sono le sue opere e a me sono molto piaciute, che ha una pennellata pulita e una prospettiva ottima. È architetto. Venite avanti, avanti, avanti. La Tamara, la Tamara Gallo, ecco qua la Tamara Gallo viene dalla Sicilia, dalla Sicilia, bella. Si porta il sole della Sicilia, è veramente brava, è una delle quattro, dei quattro selezionati, andrà a Roma la prima di Roma. Comunque, ancora sono emozionata. Sei emozionata, sì. È ben giusto che sia così, che le tue opere sono piaciute. Quindi complimenti ancora. Ci dovete sostenere voi uomini, diciamo che dovrebbe essere il senso forte quando poi siamo le donne, questo è al centro, ma è però ve lo facciamo credere, no? Lui è Avagliano, il maestro Avagliano è ospite in questa mostra e in questo momento è assente, sarà veneranza. Scusa, sei tu qua? Fatti tirare. Carbone che mi ha molto emozionato il quadro della Fiorentini della Luce, quello che è molto molto bello. Sì. E poi questo è il nome della speranza, della luce che lì la passa qua. Sì, e quando ci troviamo in un periodo buio, triste, c'è sempre una strada che possiamo percorrere che ci porta verso la luce, quindi ci allontana da questo momento buio e triste. E quindi l'ho intitolato La Speranza. Qual è il nome? Maria Cristina.
benzina, no, 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 la, la speranza. La speranza. La speranza. La speranza della luce. La speranza nella luce. Di uscire da una situazione buia, triste. Quasi. Come un canale che sembra quasi verso l'infinito. Sì. Non so se questo è un lavoro che è fatto volutamente fatto. No, non è fatto. No, 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 non è fatto. Doveva essere una sua vita. Lui è di Israele e purtroppo non può venire, però è un'abitudine. Questa è la quarta o la quinta volta che viene alle mie mostre e è andata alla Biennale 3 volte. Lei è una fotografa molto molto brava. Non è venuto perché sta lì lì per partorire. Gli facciamo gli auguri con un applauso. Effettivamente è mamma per la seconda volta e quindi la sua assenza è più che giustificata. La mostra, dicevo, un bambino che nasce. Un bambino che nasce di porta gioia. Lui invece è un uomo di acquisto, che sento, che l'ho conosciuto in questa cella. E lui faceva una sua personale all'aperto, su una terrazza bellissima come la nostra. Abbiamo fatto amicizia, le sue opere mi sono subito piaciute e l'ho invitato e lui ha accettato. E quindi sono due opere per me spettacolari. Fai sentire la tua voce, dimmi, scrivi un attimo questo quadro, è donna chiocciola? No, 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 questa è una donna chiusa dentro se stessa, in un guscio quindi, in una terra arsa dal deserto che aspetta appunto poi di immolarsi in un mondo migliore. È una tecnica bidimensionale, non materica, prettamente con colore. Questa è a metà fra la pittura e la scultura. Il titolo qual è? Parlami. Il titolo è Parlami. Brava. Ci sta Claudio Morelli, il mio collaboratore, fatela, che in questo momento scappa sempre, okay. E questi sono i suoi fatti più vicini, patetici, fatti più vicini, fatti più vicini, patetici, bucolici, e poi è veramente di fatto, diciamo, un poco a guardare meglio la natura e a godersela in questo paradiso che purtroppo ci stanno distruggendo. Ritorno alla natura, diciamo. Ritorno alla natura. Il titolo dell'opera? Campo di grano, no, il campo di girasole. Girasole e grano. Fratello, fratello che è lo stesso dove la famiglia, ma non c'è, pure lui è stato selezionato per la Biennale e fa queste cose un poco, e il suo stile è questo, tra il cubismo, un poco Picasso, però è colori vivi e questa si intitola L'amore universale. Quadro diverso.